Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci troviamo su Dissidia Final Fantasy Opera Omnia, questa volta versione giapponese, perché come potete vedere a schermo è uscito il banner di Galuf. Galuf che riceve la sua LD, più ovviamente la sua versione extended, che gli consente di essere un vero e proprio counter in tutto e per tutto. Perché? Grazie a questo nuovo buff, innanzitutto abbiamo un 40% di Party Bravery Damage Up, quindi già abbiamo la possibilità di aumentare i danni Bravery di tutto il party del 40%, il che è molto buono. Galuf guadagna anche un 20% in più per quanto riguarda i danni HP inflitti ai nostri avversari, e inoltre, così come Hardin, prende un buff di immortalità che gli consente di sopravvivere per 5 turni a tutto. Quindi sia danni magici, sia danni fisici, e tra l'altro può counterare tutto, anche se evita l'attacco, quindi veramente utile e tanta roba ci sta. Ah, questa è la skin quella delle Great Sword, che è stata inserita all'interno del gioco, quindi si potrà acquistare la skin della Greatsword. E poi vabbè, altre notizie non ne abbiamo. È stata aggiunta la Chocoboard nuova, quindi abbiamo la possibilità di avere la Chocoboard nuova. Però a noi quello che interessa oggi è innanzitutto fare il free pull, vedere come va questo free pull, e poi successivamente magari spendere qualche cos'altro all'interno del banner. Tiriamoci anche il ticket giornaliero qui stavolta, su Galuf, così, giusto per non prendere nulla dal ticket giornaliero, però ok. Altri banner attivi, ancora quello di Barz, Kadage, Fujin è ancora attiva, ok, abbiamo 713 ticket, penso ne spenderò una cinquantina, qualora la free multi non dovesse andare bene. Speriamo di... D'altronde non si può avere sempre tutto. Il Galuf, io ho immaginato che potesse darmi problemi, ovviamente, perché questi sono dei banner un po' particolari, dove giustamente il rate up dei personaggi che non conta la LD è abbastanza brutto, effettivamente. Quindi, vabbè, mono oro 15, benissimo. Direi assolutamente una bellissima multi. A questo punto cominciamo con qualche ticket, riscaldiamo l'ambiente. Oddio, sono tornato indietro, non so per quale motivo. Riscaldiamo un po' l'ambiente, vediamo cosa si riesce a fare. Più o meno mi fermerò sui 650 più o meno. Io Galuf ce l'ho viola, quindi diciamo che il fatto di poterlo maxare fondamentalmente anche con la sua LD mi garba come idea, mi piace come idea. Il problema è il fatto che ci siano anche tutti gli altri personaggi che giustamente mi pestano i piedi. Va bene che è una scusa per fare Power Stone, è un'ottima scusa per fare Power Stone, quindi non mi lamento, però vorrei spendere veramente il meno possibile. Se riesco entro i 650 sarebbe figo, anche perché così avrei la possibilità di poterlo provare poi successivamente in live, stasera tra l'altro, e vedere come si comporta, vedere come hanno sistemato praticamente tutto il suo Ambaradan, tutto il suo kit. Ok, siamo iniziati a scendere sotto i 700, giustamente abbiamo tante armi di tanti personaggi che non ci interessano, le 15 e le 35 di Galuf che non ci interessano.
si cerca solo ed esclusivamente questa nuova LD. Non ho scaricato le armi, quindi teoricamente potrei anche scoprire il connecting, la gioia dei vecchi tempi in cui il connecting ti dava praticamente la buona notizia. Era da un bel po' che in realtà non scarico, cioè è da un bel po' che non scarico i dati del gioco, ormai sinceramente mi è anche passato un pochino la voglia. Per cui scarico i dati una volta ogni tanto, controllo se c'è qualche roba, ma non mi interessa più di tanto ormai. Ancora Galuf, che giustamente, essendo il rate up, ovviamente tranne la LD, perché comunque la LD non è in rate up purtroppo, cioè sono in rate up tutte le armi di Galuf, 15-35 dex, però la LD purtroppo non è in rate up. ...680, siamo praticamente quasi al limite, neanche tra l'altro una orbe dorata, così giusto per dirlo, proprio completamente. Neanche connecting, quindi... Tra l'altro è possibile anche trovare la BT di Barz, che comunque Barz è presente all'interno del banner, cosa da non scordare. Magari chi cerca anche Barz all'occasione, appunto, di pullare anche con le gemme, teoricamente. Raijin, bello, assolutamente utile anche, una 15 utilissima. Con i ticket, questi sono banner molto infami. Diciamo che questi teoricamente non sarebbero degli ottimi banner su cui andare coi ticket. Il fatto di avere tutta questa vasta scelta di personaggi all'interno di sti banner rovinano leggermente l'esperienza comunque che si va a creare. Avrei preferito la classica, diciamo, avrei preferito il classico banner, mettimi due personaggi a caso giusto per crearmi un banner, però mettere addirittura la possibilità di trovare tutti la vedo piuttosto infame come cosa, perché cioè sto trovando praticamente le armi di tutti quanti i personaggi tranne che Galuf. O per meglio dire, Galuf sì, però soltanto le 15 e le 35. Quindi siamo vicini alla soglia che mi sono prefissato per Galuf. Gli ultimi 3 ticket. Oh, connecting! Attenzione! Connecting vicino al traguardo? Sì! LD di Galuf, vicini al traguardo, prima dei 650, ci siamo riusciti, ottimo, i classici 50 ticket funzionano. Sono contento, madonna, meno male mi è venuto una sorta di magone, però sono contento, posso maxare Galuf. È una bellissima notizia, non vedo l'ora di poterlo maxare, di poterlo provare, soprattutto in diretta stasera. Così almeno abbiamo qualcosa da fare. Non so se poi magari ci spostiamo su Genshin, magari in serata, in tarda serata, visto che comunque 20
collegati non ce ne sono, non ci sono eventi collegati, però possiamo provare Galuf comunque all'interno della Lufenia, vedere un pochettino come si gestisce il suo nuovo counter, come praticamente è possibile effettuare tutto, diciamo, tutto il pacchetto, no? del nuovo Galuf. Sono abbastanza curioso. E quindi niente, adesso lo vado a maxare, vado un attimo a vedere anche come funziona un pochettino la sua LD. Voglio capire un pochettino come bisogna inquadrarla. E noi già vi posso dire che ci possiamo vedere stasera. Stasera, ore 21 sul mio canale Twitch. Proviamo Galuf, vediamo come funziona, vediamo quello che succede. E poi successivamente, magari in serata, visto che comunque il contenuto su Opera Omnia sarà abbastanza leggero stasera, dato che non faremo chissà che cosa, ci sposteremo probabilmente su Genshin Impact. O comunque farò un sondaggio e vediamo cosa fare questa sera. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati con me. Spero che i vostri pull siano andati bene quanto i miei, più o meno, anche se io sono arrivato praticamente al limite. E detto questo, io vi ringrazio ancora una volta per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima.